Simone Cristicchi, buongiorno. Buongiorno Livio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Benvenuto, anzi bentornato qui nel posto delle parole per parlare questa volta non dal punto di vista narrativo del libro, ma dal punto di vista del teatro, ovvero la scrittura teatrale del libro Il secondo figlio di Dio, vita, morte, misteri di David Lazzaretti, l'ultimo eretico edizioni Mondadori. Questo libro che si è trasformato in uno spettacolo teatrale o viceversa, ecco, in che modo Simone Cristicchi la scrittura di questa storia che andremo a raccontare fra poco cambia rispetto al libro, dal libro al teatro? Allora, diciamo che questa è una storia che è venuta a cercare me, a differenza delle altre, sono andate a cercarle io. Questa ciclicamente, la storia di questo mistico vissuto a metà 800 in Toscana, ciclicamente mi si ripresentava alla mia attenzione, diciamo così, e quindi ho accumulato un materiale importante sull'argomento, sulla storia e la vicenda di Davide Lazzaretti, al punto di dover approfondire in qualche modo questa vicenda umana straordinaria e riversare poi il frutto di questa ricerca sulle pagine del libro di cui abbiamo parlato in una delle puntate precedenti. Ecco, quindi la versione teatrale vuole essere in questo senso una sorta di gancio per un pubblico che si può appassionare, può poi approfondire in un secondo momento con la lettura del libro, che probabilmente è più documentata rispetto a quell'ora e mezza di narrazione che io poi porto in scena sul palcoscenico. Porta in scena sul palcoscenico Simone Cristicchi venerdì 16 settembre a Pinerolo al Teatro Sociale per il festival Il Sacro attraverso l'Ordinario. Ecco, prendendo proprio spunto da questo titolo, da questo nome del festival, Il Sacro attraverso l'Ordinario, in che modo Simone Cristicchi, David Lazzaretti, ha attraversato il sacro attraverso la sua vita ordinaria, per quanto una vita, per così dire, eretica? Sì, allora, Lazzaretti è considerato una sorta di santo dalla popolazione amiatina. Nel momento in cui si manifesta secondo figlio di Dio, o Cristo in seconda venuta, ovviamente si mette contro le istituzioni, soprattutto quelle del Vaticano, della Chiesa Cattolica Romana. La verità è che in Lazzaretti c'è questa ricerca di armonia tra spirito e materia, e il suo simbolo, il marchio del suo movimento, che consiste in due C contrapposte come messe a specchio con una croce greca in mezzo, sta a simboleggiare proprio questo anelito verso l'armonia. Lazzaretti metterà in pratica questo suo progetto di paradiso in terra fondando la Società delle Famiglie Cristiane, a cui aderirono quasi 5.000 persone. Persone che vivevano secondo alcuni cardini fondamentali, secondo il Lazzaretti, ovvero l'istruzione gratuita per tutti. Stiamo parlando di metà 800, insomma, in una zona depressa dell'Italia come era il Monte Amiata, il voto alle donne, quindi il suffragio universale, con diverse decine di anni d'anticipo rispetto a quando poi fu promulgata dalle istituzioni, dal governo italiano, e infine una forma di società di cooperativa sociale con una cassa di mutuo soccorso per aiutare le fasce più deboli. Quindi una forma di società perfetta, secondo Lazzaretti, che doveva essere d'esempio per l'intera umanità, ecco perché il paradiso in terra. E proprio qui sta l'aspetto rivoluzionario e particolare di David Lazzaretti, cioè fondare una comunità di uguali e di solidali, ciò che la Chiesa di allora, stiamo parlando, ricordiamo, a fine 800, siamo nel verso il 1800, a metà dell'800, David Lazzaretti morirà poi nel mese di agosto grazie a una pallottola sparata da un carabiniere. Ecco, in quei tempi parlare di comunità solidale uguale era un atto sicuramente rivoluzionario. Sì, tutto quello che ovviamente andava a scardinare l'ordine costituito doveva essere fermato, quindi Lazzaretti viene processato per due volte nel tribunale di Rieti e poi a Grosseto, e infine viene fermato con questa pallottola, probabilmente sparata
intenzionalmente da un carabiniere che rispose insomma all'ordine di un suo superiore, ed era l'agosto del 1878. Lazzaretti morirà poi nella serata verso le ore 21, ma da quel momento in poi nasce e sopravvive la sua leggenda, la leggenda di quest'uomo che era riuscito a parlare alle masse contadine, nello stesso tempo a farsi ascoltare dal Papa Pio IX, che lo riceve in udienza privata, e da innumerevoli personaggi della borghesia, intellettuali, magistrati, giudici, addirittura in Francia, dove verranno pubblicate le sue opere. Quindi un personaggio ancora oggi molto misterioso, ma che ci interroga e ci porta delle domande soprattutto sulla divinità che è all'interno dell'uomo. La divinità all'interno dell'uomo, e questo è il percorso e la domanda a cui noi dobbiamo rivolgerci, anche essendo spettatori del prossimo appuntamento di Simone Cristichi il 16 di settembre a Pinerolo al Teatro Sociale, dove verrà rappresentato il secondo figlio di Dio. Intanto grazie ancora del tempo dedicato, Simone Cristichi. Grazie a te, è stato un piacere come sempre. Buon lavoro.